Proviamo con Romano Bernalicetti, nuovo presidente della Contrada Torre. Sei un presidente della Contrada da quanto? Da novembre. Da novembre, quindi recentissimo. Recentissimo. E questo tuo legame con la Contrada Torre da cosa nasce? Io mi sono trasferito alla Torre 2 anni fa come presidente, sono stato presidente a Santa Croce sull'Arno. Però diciamo un pochino la cosa che mi ha stupito è che senza saperlo, proprio inaspettata, una delle prime sere che ero alla Torre, che andai al circo per prendere un caffè, mi si avvicinò un anziano, 90enne, mi chiamò da parte e mi disse: ma tu sei Benevicente? Ho detto sì, sono Benevicente. Ma tu sai che tuo papà e tuo nonno vivevano alla Torre? E lo guardai e dire: no. Stai dicendo, no, tuo papà e tuo nonno abitavano qui alla Torre, in quella casa, non dico dove. Addirittura mio padre, tuo padre era da scuola nella sede dove era contata la Torre. Che rimasi quasi... Chi era Carpino questo personaggio? Non mi ricordo. Sì. E rimasi quasi sbalordito perché io mi ricordavo mio padre che abitava a Ventignano. Cioè io me lo ricordavo in campagna, ma tanto è vero che appena tornai a casa dal circo chiamai il suo fratello, che è sempre vivo, mio padre era morto, e chiamai Franco e gli disse: Franco, mi dice un nome, ma è vero che lui si era abitato alla Torre per 3 o 4 anni. Sì, poi ci si trasferì a Ventignano, ma io e il tuo papà abitavamo alla Torre e tuo papà andava a scuola proprio nella... Quindi se non la conoscenza delle tue origini che poi vengono alla Torre, senza non volevi che fare il presidente. Senza volere. Che tipo di contrada è la Torre? Sai, diciamo io non l'ho mai vissuta, cioè l'ho vissuta da novembre, oppure l'avevo vista un attimino i ragazzi che c'erano l'anno prima, da quando mi ero trasferita alla Torre, quindi non è che ho una ben idea di come sono le contrade a Fucecchio, perché non l'ho mai vissute personalmente. Diciamo come tutte le... qui si chiama contrada, però da altre parti si può chiamare società sportive, associazioni culturali, non culturali, è sempre un'associazione di persone in un posto che cercano di fare qualcosa, che sia culturale, che sportivo, per il paese. Ora, abbiamo trovato, diciamo, ho trovato una persona, una contrada che è aperta, diciamo, innovarsi, a cercare soluzioni nuove per aumentare l'importanza, diciamo, generale, non solamente quella del palio, ma degli eventi, di poter costruire qualcosa insieme per un nuovo paese, perché altro più che paese è una contrada. Vabbè, sì, una frazione anche numerosa, perché da quante persone è composta la contrada? Ma io, quello che mi ha detto, saranno circa 900 persone. 900 persone. Quindi equivalente più o meno come popolazione a Massarella, che è la vostra rivale. Sì, anche se, diciamo, l'impressione a primo occhio, passando semmai con la macchina a Massarella, mi dà l'idea più del paese, nel senso è più agglomerato, cioè più concentrato. La Torre forse siamo gli stessi numeri, però è più, diciamo, più vasto come territorio, quindi dà l'idea quasi che sia più una frazione, una strada. A Massarella c'è più bar, più negozi, qui semmai vedi un circolo e poi non c'è altre situazioni. Ma che tipo di contrada è la Torre? Cioè, nei personaggi che hai avuto modo di conoscere in questi 2 mesi, 3 mesi, diciamo, di tua presidenza? Ma come tutti i paesi ci sono personaggi di vario genere, c'è quello, diciamo, spiritoso, c'è quello che più serio, quello che vuol fare una cosa, come tutti i paesi. Certo, assolutamente. Comunque noti che queste persone qui, praticamente della Contrada Torre, partecipano all'attività di contrada, cioè hai notato questa... Diciamo che c'è stata una diffidenza iniziale abbastanza forte, nel senso che chiaramente io sono arrivato lì, c'era un gruppo, una contrada con un gruppo di persone che si lamentavano che erano rimasti troppo isolati dal paese, cioè non avevano persone che davano una mano a sviluppare certe situazioni, certi eventi. Quindi partendo da questo concetto ho cercato di
di mettere un po' di quello che è nella mia esperienza a livello di società, di associazioni in cui ho partecipato. Anche da imprenditore? Da imprenditore, ma anche diciamo avendo praticato sport a livello professionistico, quindi essendo stato responsabile di varie società sportive, quindi ho cercato di mettere dentro un attimino quelli che sono i presupposti per poter attirare e motivare le persone intorno. Non è facile perché chiaramente è un paese abbastanza, un paese, diciamo, non ha strutture intorno che ti possono aiutare a raggruppare la gente, non c'è un barbiere, un alimentari, un negozio. C'è un circolo comunque. Sì, c'è un circolo che oltretutto ha avuto, diciamo, a un certo punto fu lasciata la gestione dal vecchio consiglio e quindi c'è stato anche un vuoto per un certo periodo di tempo, quindi diciamo è chiaro che prima va ristrutturato un pochino tutta la ragnatela intorno a questo circolo e creare gli interessi perché la gente si riavvicini con più frequenza alla vita, diciamo, in maniera. Comunque la sede della contrada è rimasta. Sì, la sede della contrada è rimasta quella. Però visto che appunto recentemente avete fatto una scena, tra l'altro insomma con un grande successo di persone, perché dalle foto. Sì, e ho visto, sì. Siete tornati a fare le scene al circolo? No, abbiamo fatto 4 in un mese, cioè dal momento che è stato eletto il nuovo consiglio, perché diciamo io parlo di novembre, però in effetti fra varie assemblee non tutte positive, diciamo in effetti è stato buttato giù il nuovo consiglio all'inizio di dicembre. Dall'inizio di dicembre, quindi è passato un mese. Che poi fra, sì. Diciamo dal 15 dicembre da quando siamo diventati quasi ad oggi abbiamo già fatto 4 eventi, chiaramente erano tutti molto a ridosso, quindi ci ha comportato un lavoro molto molto pressante perché non avevi tempi neanche di gestione, però nonostante quello abbiamo fatto 4 eventi di cui l'ultimo sarà il 28 di gennaio, che sono sinceramente riusciti, ci siamo dati. Che tipo di eventi sono? Quelli che sono già passati, una è stata la scena del nuovo consiglio poi alla fine, che è stata mi sembra il 17 di dicembre, che era l'ultima data disponibile perché il sabato dopo era Natale, quindi c'è toccato. Una scena degli auguri, via. Sì, è stato un po' il nuovo consiglio e la scena degli auguri. Poi abbiamo fatto il Babbo Natale, ed è vicino molto simpatico con tutti i ragazzi, con il carro, i cavalli, abbiamo regalato delle palle di Natale fatte a mano e in vetro a chi aveva bambini, calendari, con la musica sul carretto e si è fatto un bel giro, è stato carino, nel senso tutti ci hanno accolto volentieri. Dopo questo abbiamo fatto l'evento della Befana che è stato un gran successo, perché sono potuto andare a parlare con un ragazzino di 10 anni che di mestiere fa il DJ. E al primo colloquio che abbiamo fatto a casa mia, davanti alla mia televisione, che mi ha fatto vedere che la mia televisione non funzionava bene, c'era due autoparlanti che non funzionavano, con un test quasi che si gli ha detto guarda facciamo il contratto. Questo mi ha guardato, mi ha dato il bigliettino dal viso, mi ha detto questo è il mio biglietto, io ho Facebook, ho le mail, ho 3 o 4 indirizzi internet. Quindi questo bambino di 10 anni ha fatto è venuto alla fiera, all'evento, ha fatto la serata di DJ il 6 di gennaio, ha fatto ballare grandi e piccini come matti e ha fatto una serata eccezionale, tant'è vero che lo ringrazio pubblicamente perché veramente ha stupito un pochino tutti e gli ho promesso che gli farò un contratto annuale. Vogliamo ricordare il nome di questo ragazzo? Wow, si chiama Giorgio, DJ Giorgio Salvatici. DJ Giorgio. DJ Giorgio Salvatici. Arrivò in sala e mi disse, mancava mezz'ora all'inizio dell'ora che si era data all'inizio, eravamo lì tutti a mettere a posto tavoli, ti arriva questo ragazzetto, jeans, scarpe Timberland, camicia con scritto DJ, entra in sala e fa, signori io sono il DJ. Si guarda la personalità notevole, personalità incredibile.
Da quali gruppi è composta la tua contrada adesso? Da quanti? Da quali gruppi? Cioè praticamente c'è la figura del presidente, il vicepresidente. Vabbè, abbiamo i gruppi storici, i gruppi della sfilata, il gruppo degli eventi, poi c'è il gruppo cavallo, e poi diciamo il consiglio. Il consiglio che comunque praticamente è a capo poi di questi gruppi, diciamo. Cioè, da quando sono presidente non ho saltato una riunione. Addirittura ho indetto il 17, il 13, 14 si fu formato il consiglio al completo. Mi ricordo che la prima riunione fu chiamati tutti i ragazzi che potevo trovare negli elenchi che c'erano state, e feci una riunione privata con i ragazzi di 13-14 anni, e fu la mia prima riunione, e gli ho fatto fare un gruppo, e gli ho fatto scegliere il loro nome, ho detto sceglietevi un nome, fatevi un gruppo, perché voglio un gruppo dei ragazzi giovani, cioè giovani intendo l'età, quella diciamo più facile da... Diciamo le medie? Sì, esatto, i ragazzi che vanno fino alla terza media, prima superiore, sono quelli più attivi, sono quelli che sono più locali, sono quelli più affezionati al posto. E voglio proprio fare la prima riunione che ho fatto proprio con loro. Gli ho fatto creare un gruppo che si chiama Bombonieri, non so perché lo chiamano. Bombonieri. Era, mi ricordo, la sera alle 10:30 di sera. Finita la riunione, gli disse, allora ricordate l'elenco di cosa volete per il banchino delle vendite, pensateci voi, mi dovete dare degli input, e poi vi dico, formatevi il gruppo WhatsApp, perché quando da chiedere le cose ve le chiedo direttamente a voi. Scriva uno. La mattina alle 6:45 sento il telefono, quando c'è il gruppo Bombonieri sul cellulare. Senti Romano. E praticamente vieni dall'attività sportiva, fra l'altro anche da calcio professionistico, l'ho saputo. E lo sapevo già, mi ero informato un po' su di te, quindi insomma sei stato anche un bravissimo calciatore. Però qui si parla di cavalli. Il tuo rapporto con la parte tecnica dei cavalli contro la torre, lo avrai? Sarai uno che controllerà, uno che darà dei consigli, oppure come tanti presidenti fanno stanno proprio al di fuori dalla figura del capitano? Intanto cominciare, diciamo, il capitano che è stato eletto con il gruppo cavalli, che è Denise Cei, penso che a livello di cavalli sia una che c'è nata con i cavalli. Tra l'altro è il primo capitano d'oro della storia del nostro paese. Esatto, mi è piaciuto molto anche dare subito un segnale di innovazione, nel senso comunque era stata la prima capitano donna, e quindi già un passo, diciamo, un po' particolare in confronto agli altri. Poi è una tecnica, perché a cavallo c'è andata da quando era piccina, quindi se si guarda dal lato tecnico penso che sia ben coperto. Poi a quello che ho visto, ecco, come tutti gli sport, c'è il tatticismo, che è un'altra cosa dal tecnico, e il tatticismo posso dire che anche la capitana è molto scaltra su questo genere, qui non è, si potrebbe dire che è una donna che ha le palle, ecco, tanto che... Sì, sicuramente non ce l'ha, però comunque da questa impressione mi sembra una cosa abbastanza tosta. E poi sinceramente è quello che mi sono fatto un attimino di idea, la corsa del cavallo come sport c'entra fino a un certo punto, quindi a un certo punto è un gioco. Il ballo sì, è più vicino, un gioco che... Diciamo un gioco con delle antiregole. Capito? Quindi con delle antiregole. Quando si parla, ma tu non capisci tanto di cavalli, forse è anche vero, però anche se a cavallo, che poi ci sono montato all'americano, però è anche vero che ho capito che poi alla fine il cavallo ci entra fino a un certo punto, quindi ci entra più un gioco, quasi, voglio dire, è quasi un poker a carte scoperte, mentre nelle carte stanno coperte lì addirittura quando si va alla stazione del cavallo, il cavallo si vede qual è, quindi a un certo punto conta tanto anche chi ti tocca come cavallo. Sì, anche poi ci sono di strategie, ovviamente. Di strategie, quindi è un gioco, poi alla fine è un gioco. Se da un lato tecnico mi sono coperto da una tecnica, dal lato tattico è brava anche come tattica,
D'altra parte, comunque, in questo gioco ci posso stare anch'io nell'altro gioco. Certo che sì. Ora, la controllatore viene da un paio vinto, essendo la nonna, con la cuffia. Vinse un paio praticamente dominato, diciamo, di prepotenza. Dopodiché, quest'anno viene da un paio di squalifica. Paio di squalifica perché, avendo la nemica 2 anni fa forte, la controllatore decise di attuare un'azione al canapo buttando giù il fantino dell'avversario. Questo ha creato una serie, insomma, di problematiche, che non è la prima volta che succede. È successo in passato Ferruccio Cappiano, è successo Bernardo Raimonda, quindi, cioè, non è la prima volta. Però la cosa che poi ha subito un paio di squalifica. La squalifica è dovuta alla somma di ammunizioni e non a quel fatto di e basta. Quindi la cosa che l'anno scorso non ha partecipato ai giochi. Come si prepara quest'anno la contrattatore per il paio 2017? Se parte da un punto di vantaggio, che non abbiamo campo, diciamo, siamo liberi, non avendo nessun legame con i precedenti accordi, quindi praticamente è come giocare una carta, un gioco, no? Nel senso, ce lo possiamo costruire in maniera libera la strategia di lavoro, mentre invece semmai venendo da un pacchetto vecchio avevi già delle, quindi secondo me è un vantaggio quando uno gioca libero. Ma avete sempre una nemica che, col Fellato, quest'anno è campione in carica. Tenete gli occhi attenti sulla nemica come è stato fatto negli anni passati, oppure? Ma se più che di stare attento un occhio per tenere la nemica, semmai sono gli altri che devono capire dove noi andremo, quindi è più facile sia un problema per gli altri che per noi. Alla fine noi, se l'anno scorso non si è corso, ci sta poco da perdere. Male che si va fuori alle batterie, si sarà sempre fatto meglio di essere squalificati. Abbiamo avuto con noi come ospite il nuovo presidente della Conta della Torre, Romano Pellericetti, che ringraziamo di essere stato con noi. Grazie a voi.